Oramai ci siamo, poche ore e l'Abruzzo diventerà zona bianca lunedì 7 giugno, non ci sarà più il coprifuoco, inizierà a questo punto, Assessore, il caso di dire proprio la stagione estiva vera e propria a Pescara. Assolutamente sì, siamo felicissimi di un grande risultato che abbiamo ottenuto con grandissimi sacrifici. Voglio innanzitutto dire e ringraziare la Regione, i comuni che hanno lavorato per questo. Se da lunedì saremo zona bianca, lo dobbiamo ai grandi sacrifici che abbiamo fatto, all'importante campagna di vaccinazione che ha visto l'Abruzzo protagonista ricevere anche i complimenti dal generale Figliuolo, dai le grandi sacrifici che hanno fatto le attività produttive e tutti quanti insieme, proprio perché per essere attenti al distanziamento, ai dispositivi di protezione individuale. Quindi innanzitutto un doveroso grazie, e da lunedì finalmente, come giustamente dicevi, si parte con la vera stagione estiva. L'amministrazione comunale, per una città come Pescara, che deve essere quella che noi, a quale noi immaginiamo una città che sia protagonista dell'intera fascia adriatica, l'amministrazione comunale ha sempre favorito le attività commerciali. Siamo in una fase delicata dove, voglio ricordarlo, la zona bianca impone comunque alcune regole fondamentali. Una su tutte, per esempio, continua a essere obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto, per fare un esempio. Quindi dobbiamo essere cauti, perché la zona bianca non deve essere nemmeno un liberi tutti, ci devono essere delle regole, però chiaramente va trovato un punto di equilibrio per una sana movida. Noi riteniamo infatti che in questo periodo dell'anno, per 4 mesi dell'anno, crediamo che Pescara debba vivere con delle regole, perché dobbiamo anche rispettare coloro che nelle zone vivono, i residenti, che devono comunque avere la possibilità anche in questi mesi di avere una vita tranquilla e serena con le proprie famiglie.